Sì, è la prima uscita stagionale, è la fine della seconda settimana piena di allenamenti. Devo dire che abbiamo lavorato veramente tanto sulla parte fisica, come è normale, insomma, penso non solo noi, e molto meno sulla parte di gioco, si è visto. Abbiamo un ottimo potenziale in battuta, ma abbiamo iniziato praticamente ieri questa parte, lavorare appunto sul servizio. Però devo dire che già qualche idea di gioco e soprattutto il muro, parte di muro e difesa, secondo me siamo andati già abbastanza bene. Abbiamo fatto probabilmente più confusione su palle un po' più facili, però penso sia un po' la frenesia dei primi impegni normalissima come cosa, quindi siamo contenti. Settimana prossima sarà bella impegnativa, abbiamo un altro test con Pinerolo a metà settimana e insomma per ora le ragazze stanno rispondendo bene, quindi vediamo. Come vedi questo gruppo, sempre in prospettiva ovviamente dell'anno, siete rimasti in tre praticamente, l'allenatore e due giocatrici, il resto è cambiato radicalmente la squadra? Anche Marta, la fisioterapista. Ah sì, certo, è vero, hai ragione. No, nel senso, è Varella l'assistente allenatore. No, penso, allora, è un gruppo completamente nuovo alla fine, perché quando cambi tra le due giocatrici, insomma, è veramente nuovo. Però per ora le vedo abbastanza piattate tra di loro, soprattutto durante l'allenamento. Queste settimane abbiamo portato su anche delle piccole, delle giovani, e le hanno amalgamate bene all'interno della squadra, quindi anche quello è un aspetto non secondario per far capire un po' come, che tipo di gruppo è. E poi dal punto di vista comunque di sia di gioco che di potenzialità, secondo me ha un potenziale enorme, poi starà a noi metterlo in pratica. Però per ora, per questi primi 15 giorni, 20 giorni di allenamento, siamo contenti. Ecco, una situazione per quanto riguarda il girone è abbastanza penalizzante se confrontiamo l'altro girone, cioè trasferte molto molto lunghe. Voi vi siete parlati, appunto avete commentato un po' la differenza dei due gironi? Buono. Sinceramente no, cioè, nel senso, alla fine il campo quello è sì, cioè, abbiamo delle trasferte, Soverato, Messina, sì, Pescara che saranno un po' più lunghe, però insomma prima o poi bisogna affrontarle, no? E ci sta, adesso non veramente non abbiamo fatto proprio il focus, abbiamo guardato le squadre che abbiamo, le abbiamo prese come cosa che è calata dal cielo, quindi va bene così. Più che magari trasferte lunghe, sono magari trasferte un po' difficili, perché immagino il campo di Soverato, indipendentemente dalla squadra che crea ogni anno, sono comunque è un campo difficile. Messina penso altrettanto, insomma sono campi più alto, magari un po' più difficili dal punto di vista emotivo, però insomma sono ostacoli che dobbiamo superare e punto. Come procederà adesso la preparazione da qui in vista all'inizio del campionato? Quindi continuiamo con la parte intanto fisica ancora per un po', nel senso a caricare un po' da questo punto di vista, poi andrà un po' a scemare verso appunto l'inizio del campionato. Abbiamo ancora un bel po' di amichevoli, sia con squadre di A1-2 e anche con delle di 1, anche per far prendere ritmo magari alle seconde linee, ma che ripeto, oggi abbiamo visto ad esempio non sono neanche tanto seconde linee, e soprattutto anche magari unendo la squadra di Serie A anche con delle giovani che salgono dall'under della Juniores, quindi insomma penso sia una cosa bella.